Nel video Asteroidi e alieni ai tempi di Gesù sosteniamo che circa nel 60 d.C., ai tempi in cui più o meno è vissuto Gesù, era atteso un passaggio dell'asteroide distruttore, ma le cose non andarono come previsto a causa di disguidi tra varie fazioni di questi extraterrestri che ne gestiscono le operazioni. Ecco, vediamo di rispolverare quali sono le argomentazioni che ci portano a questa conclusione, aggiornate anche con nuove scoperte e rilevazioni nella storia che ci permettono di aggiungere nuovi dettagli a questo episodio. Ecco, diciamo, il primo elemento che ci porta a pensare che ai tempi di Gesù era atteso il passaggio del distruttore è il fatto che era in corso una rivolta degli ebrei nei confronti dell'impero romano, e diciamo questi rivoltosi si sono ostinati fino all'ultimo in questa guerra, fino ad arrivare a un suicidio di massa nella fortezza di Masada, secondo noi per il fatto che aspettavano fino all'ultimo un intervento divino che era annunciato dal profeta Zaccaria, che al capitolo 14 dice: poi il Signore si farà avanti e combatterà contro quelle nazioni. E che questo intervento fosse a Gerusalemme è testimoniato dal fatto che il Monte degli Ulivi si spaccherà a metà da oriente a occidente, tanto da formare una grande valle. Quindi diciamo il fatto che l'intervento divino si svolgesse con un evento catastrofico testimonia che è il distruttore, per noi che conosciamo molti aspetti di questo fenomeno grazie a molti documenti che abbiamo tirato fuori in questo canale. Ma risulta chiaro che anche i discepoli di Gesù, o almeno una fazione, la fazione che faceva capo a Pietro, era assolutamente sicuro che da un momento all'altro dovesse passare il distruttore, che ne dicono una grande quantità di esegeti che dicono che non è corretto dire che ai tempi di Gesù si aspettava un passaggio del distruttore, che poi in realtà non è avvenuto. E qui noi presentiamo il discorso di Pietro che fece alle Pentecoste. Quindi qua in questo video approfondiamo il discorso della Pentecoste. Questi seguaci di Gesù a un certo punto uscirono, grazie a questo fenomeno psicologico, uscirono nelle piazze e cominciarono a predicare senza paura e senza timore. Allora tutti, diciamo, li accusarono di essere ubriachi o chissà cosa. Allora Pietro fece un discorso per difenderli, dice: voi siete ignoranti perché non avete letto il profeta Gioiele, infatti negli ultimi giorni io spanderò il mio spirito sopra ogni persona, i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri giovani avranno delle visioni, i vostri vecchi avranno dei sogni. Quindi questi fenomeni che voi state sperimentando della Pentecoste non sono altro che quello annunciato dal profeta Gioele. Però contemporaneamente dice: oltre a questo cosa succederà? Farò prodigi nel cielo e segni giù nella terra, sangue e fuoco e vapore di fumo, il sole sarà mutato in tenebre, la luna nel sangue. Ecco, questi sono dei, diciamo, fenomeni tipici del distruttore. Quindi ora è veramente strano sostenere che uno esce in piazza e dice: vedete, quello che ci sta succedendo è un sintomo della fine dei tempi, quindi ora ci saranno le visioni, ci saranno le profezie, poi non si sa quando passerà il distruttore. Era evidente che lui era ben convinto che da un momento all'altro dovesse avvenire il cosiddetto gran giorno del Signore. Ma non fosse solo per questo, noi iniziamo a valutare una serie di eventi che ci portano a dire che tra gli dèi sorsero una serie di inconvenienti. Ecco, diciamo, il primo indizio è una serie di fatti svoltesi nel Tempio, raccontati sia da Tacito, quindi da Giuseppe Flavio,
Quindi due storici di una certa levatura che quindi non è facile contestare. E quindi Giuseppe Flavio dice che i sacerdoti che entrarono di notte nel Tempio per celebrarvi i soliti riti sentirono prima una scorsa e un colpo e poi un insieme di voci che dicevano: da questo luogo noi ce ne andiamo. Quindi questo per noi è un sintomo che qualcuno, che noi diciamo erano dei tecnici, forse degli addetti che dovevano fare qualcosa, furono sorpresi da qualche evento e se ne andarono. Questo episodio è confermato da Tacito, che ne fornisce ulteriori dettagli. Quindi lui dice, inserisce questo racconto in un contesto in cui ci furono sul Gerusalemme scontri di eserciti e sfolgorio di armi, per improvviso ardere di nubi, illuminarsi il Tempio. Quindi lui dice che quindi poi associa a questo evento: si aprirono di colpo le porte del santuario e fu udita una voce sovrumana annunciare: gli dei se ne vanno. Quindi anche l'episodio delle astronavi, noi diciamo che è un po' al centro delle nostre narrazioni, è narrato anche da Giuseppe Flavio, ma Tacito sottolinea che sono degli scontri. Quindi questo per noi è un indizio di una certa importanza, che c'era qualcosa che non andava tra di loro. Ma diciamo, ci sono testimonianze anche di battaglie vere e proprie, e in questo caso è Plinio il Vecchio a raccontarci che quindi gli Amerini e i Tudentini, quindi sono due paesi della Toscana, riferiscono in massa che due flotte celesti, una che proveniva da Oriente e una da Occidente, si scontrarono, e quelle che erano giunte da Occidente vinsero. Quindi c'è uno storico importantissimo che ha raccontato l'eruzione del Vesuvio, che testimonia che in quel periodo, quindi 100 avanti Cristo circa, avvenivano degli scontri di astronavi, quindi non vigeva una pace. Quindi noi diciamo, vediamo questi scontri in un contesto che ci viene fornito da scoperte che noi riteniamo di aver fatto, in particolare la miniera di Re Salomone. Quindi noi riteniamo che in Israele ci fosse una miniera. Quindi presentiamo un video con le osservazioni fatte da Google Earth che presentano delle osservazioni che secondo noi sono una miniera extraterrestre. E poi diciamo, abbiamo ricostruito i passaggi del distruttore aggiungendo un nuovo passaggio nel 700 avanti Cristo. Quindi a questo punto le vicende narrate della Bibbia sarebbero un ciclo di minerazione, quindi tutta una serie di eventi in cui diciamo, gli ebrei erano una parte integrante, che si svolgono tra due passaggi del distruttore, uno intorno a 1200 avanti Cristo e uno intorno al 700 avanti Cristo. Quindi alla fine di questo ciclo di lavoro noi ipotizziamo che gli dei, le differenti fazioni, si incontrarono, quindi si incontrarono in Babilonia per pianificare il prossimo ciclo. Quindi noi vediamo che in questo video noi presentiamo questo diciamo evento, quindi una specie di summit, e in questo evento, tenuto conto che noi abbiamo identificato una seconda miniera, quella dei Greci, che si trovava nel Golfo di Corinto, è avvenuto un disguido tra quelli che gestivano la miniera di Israele e quelli che gestivano la miniera dei Greci. E quindi di questo disguido viene narrato in Daniele 10, quindi un misterioso Dio che ovviamente i credenti credono sia Yahweh, ma poteva essere qualcun altro. Riferisce che questo misterioso Dio parla con Daniele e gli racconta cosa stava succedendo. Quindi lascia intendere che le guerre cosiddette greco-persiane, in realtà c'era un qualcosa che
un disguido tra gli dèi. Infatti dice: ma il capo del regno dei Persi mi ha resistito 21 giorni, però Michele, uno dei primi capi, è venuto in mio soccorso, io sono rimasto là presso i greci di Persia. C'è un misterioso Dio che diciamo cerca di organizzare i vari satrapi, così venivano chiamati tutti i vari re che si riunivano per formare la Persia, per coalizzarsi contro i greci. E gli disse: sai perché sono venuto da te? Ora torna a lottare con il re di Persia, e quando uscirò a combattere verrà il principe di Grecia, ma io ti voglio far conoscere che ciò che è scritto nel libro della verità è che non c'è nessuno che mi sostenga contro quelli tranne Michele, vostro capo. Quindi qua sostiene che Michele, quindi quello che è conosciuto come l'arcangelo Michele, è in realtà il coordinatore degli ebrei. Quindi a questo punto non sappiamo chi è questo misterioso, sarà Yahweh, ma Yahweh probabilmente non esiste una sigla. E quindi noi sosteniamo che in questo summit fecero dei piani e lui li comunicò a Daniele. Perché? Perché è una loro pratica avvalorare la divinità attraverso la previsione del futuro. Quindi noi in questi video sottolineiamo che non crediamo alle profezie, che siano dei loro piani, quindi non è detto che si realizzino, è solo che loro, quello che loro proiettano. Ma noi sosteniamo che l'essere umano ha una sua divinità e una sua autodeterminazione, quindi loro possono fare qualcosa solo nel momento in cui appesantiscono il nostro karma. Quindi noi la vediamo così, quindi le profezie sono i loro piani. Tenuto conto di questo, dice: quali sono i motivi di questi scontri? Ecco qui una delle prime cause, ci è stato suggerito dalla lettura di un testo della Bibbia di Colbrin. Perché nella Bibbia di Colbrin contiene tanti racconti del distruttore, uno di questi è un Apocalisse, quindi fa proiezione del futuro. Quindi dice che la prossima volta, quindi questi racconti più o meno si svolgono intorno al 1200 avanti Cristo, potrebbero essere anche dopo, ma diciamo si pensa che si svolgono in questo periodo. Quindi probabilmente un sacerdote di un tempio egizio riteneva che la prossima volta che passeranno 110 generazioni, in occidente nazioni sorgeranno e cadranno, gli uomini voleranno nell'aria e gli uccelli nuoteranno come nel mare come dei pesci. Ora noi facciamo questo ragionamento: come faceva a sapere un sacerdote nel 1200 avanti Cristo che l'umanità si sarebbe evoluta fino a volare nell'aria e fare, diciamo, viaggiare sott'acqua? Noi riteniamo che era una questione programmata, quindi forse una parte degli dèi aveva pianificato questo, diciamo, questo sviluppo dell'umanità, noi diciamo basandosi sul fatto che ci potevano controllare col sistema di controllo mentale che avevano appena realizzato. Quindi noi una prima ipotesi che solleviamo è che potevano non essere d'accordo sul fatto di far sviluppare l'umanità. Magari i greci, forse, che erano più arretrati, ritenevano questo troppo pericoloso. Una seconda questione che potrebbe avere generato, diciamo, un disguido è le varie rotte del distruttore. Noi qui nei vari studi ricostruiamo nei vari passaggi, quindi nel 2000 avanti Cristo ipotizziamo che sia passato sul Mediterraneo, la rotta raccontata nel mito di Fetonte. Poi diciamo successivamente nel 1200 avanti Cristo noi ricostruiamo che sia passato sull'Egitto. Quindi diciamo che il dove far passare il distruttore potrebbe aver generato dei disguidi. E qui a questo punto vediamo che abbiamo un'ulteriore testimonianza di Plinio il Giovane, quindi sicuramente prima dei tempi di Gesù, di un passaggio del distruttore tra l'Etiopia e l'Egitto. Quindi questo ci fa fatto pensare che in realtà si siano aggiornati spostando il teatro delle operazioni del distruttore più a sud, verso la Nubia. E quindi abbiamo presentato questa ipotesi sostenuta dal fatto che in realtà poi qualcosa è successo, perché lo testimoniano vari racconti. Per esempio lo stesso Giuseppe Flavio dice che
conferma il racconto dei Vangeli della cometa, diceva che come quando appare sulla città un astro a forma di spada è una cometa che durò un anno. E quindi qualcosa è successo, il distruttore è passato, noi ipotizziamo che sia passato in Nubia. E anche sottenuti dal fatto che se diamo credito ai racconti del Vangelo, alla crocifissione, dei fenomeni successero, quindi successe un terremoto e un oscuramento. Ora diciamo sono due fenomeni che normalmente non hanno nulla a che fare, invece hanno a che fare quando c'è il distruttore, perché il distruttore provoca questi due fenomeni, quindi terremoti e oscuramenti del cielo. E il fatto che sia passato in Nubia è sostenuto dal fatto che la civiltà nubiana ha avuto due apici, uno nella città di Meroe e uno nella città di Napata, e i due apici della civiltà sono compatibili con queste due date, quindi una nel 700 avanti Cristo e una nel 60 dopo Cristo. Quindi è possibile che queste due civiltà hanno avuto un incremento in occasione delle operazioni del dio Ammon di prelievo dell'oro. E quindi vediamo come questi piani che questo misterioso dio ha comunicato a Daniele, che cosa dicevano? Davano una accurata descrizione di quello che sarebbe successo. Il problema dove sta? Quindi questa è la terza, diciamo, questione che ci fa sollevare l'ipotesi che in realtà le cose non sono andate per il verso giusto. Diciamo che questa sequenza di eventi che il Dio comunica a Daniele iniziano raccontando una serie di eventi su cui tutti sono d'accordo, quindi una succedersi di re tra i persiani, i babilonesi, fino ad Alessandro Magno, che sono tutti d'accordo che ci hanno azzeccato. Quindi allora sorgerà un re potente che dominerà sul grande impero e farà quello che varrà, ma appena si sarà affermato il suo regno sarà infranto, si risa i quattro venti del cielo, non apparterrà più alla sua discendenza, non avrà una potenza pari a quelle di prima, perché sarà smembrato e passato ad altri, non ai suoi eredi. Quindi Alessandro Magno in brevissimo tempo, in 15 anni, conquistò praticamente quasi tutto il mondo conosciuto, ma poi dopo che realizzò questa conquista morì, e quindi i suoi generali si divisero il regno e l'Egitto andò a finire al generale Tolomeo e iniziò l'era tolemaica. E quindi fin qua sono tutti d'accordo. Poi segue invece una dettagliata sequenza di eventi che però invece non trovano riscontro nella storia. E questa dettagliata sequenza di eventi si conclude con una sorta di apocalisse, una fine dei tempi. Dice: in quel tempo sorgerà Michele, il grande capo, il difensore dei figli del tuo popolo, vi sarà un tempo di angoscia come non ci fu mai da quando sorsero le nazioni fino a quel tempo e in quel eccetera eccetera. Quindi qui c'è una sorta di apocalisse. E quindi come risolvono la questione i fedeli che dicono che le profezie si adempiono puntualmente? Dicono che non si sa per quale misterioso ragione la linea del tempo si sia interrotta e si riprenderà, diciamo, al momento del vero passaggio del distruttore, che è raccontato dall'Apocalisse. Quindi qui vediamo che l'Apocalisse in realtà racconta una serie di eventi. Ecco, qui per capire l'Apocalisse bisogna capire che quegli stessi eventi di prima in Daniele sono raccontati con una serie di figure simboliche, le bestie, quindi una bestia a forma di leone che rappresentavano, viene spiegato dallo stesso Dio che dà, diciamo, queste visioni, rappresentavano i vari regni, quindi sono leoni, orsi, eccetera eccetera. Ora queste profezie si ripresentano nell'Apocalisse, quindi poi vediamo che qui abbiamo vidi quattro grandi bestie salirono dal mare. Qui vediamo quindi una bestia che aveva 10 corna e 7 teste. La bestia che io vidi era come un leopardo, e i piedi come quello dell'orso, la bocca come quella del leone. Quindi gli studiosi ritengono che questi, diciamo, bestie sono dei regni che si ripresenteranno alla fine dei tempi.
Uno di questi zelanti studiosi era Newton, che dopo aver fatto delle scoperte veramente importantissime, considerato un genio assoluto della fisica, quindi ha inventato il cannocchiale a riflessione, ha formulato i principi della gravitazione universale, e si è dedicato alla sua vera passione. Dopo aver fatto questa importante scoperta, la sua vera passione era cercare di capire i disegni di Dio. Quindi lui studiava in modo ossessivo l'Apocalisse, quindi proprio tutti questi scritti che noi stiamo analizzando, e quindi, siccome non ne poteva parlare perché sarebbe stato subito fatto fuori, ha raccolto tutti questi, un baule pieno di appunti, e di parte di questi appunti è arrivato fino a noi. Quindi diciamo, quindi non è facile riassumere un baule di appunti, ma diciamo più o meno proviamo a fare la sintesi di quello che lui avrebbe scoperto. Lui dice che in Daniele, in Apocalisse, identifica una serie di eventi che si concludono nell'800 avanti Cristo, nell'800 dopo Cristo, con l'inizio del regno di Carlo Magno. Poi identifica un intervallo di tempo che deve trascorrere prima della fine dei tempi, cioè 1260 anni. Quindi, e qui nasce un problema, che l'inizio del regno di Carlo Magno può essere identificato in due momenti: o quando morì il padre, quindi nel 768 avanti Cristo, o quando lo incoronò il re, il papa, nell'800. Quindi se prendiamo per buona la prima data, avremmo che l'Apocalisse dovrebbe avvenire nel 2028, se invece prendiamo la seconda data, dovrebbe avvenire nel 2060.